classica vi lascia indifferenti, se dalla massa vi sentite indipendenti. Questa è la radio che suona Baiano, Dark Life Man, questo è il jingle, saltiamo. Indifferenti, indifferenti, indifferenti. Buonasera. Ah, pensavo che dovevo parlare, stavo fino a quando inizia a parlare tu. Buonasera. Siamo su Indifferenti su www.radiobaiano.it. Okay, in leggerissimo ritardo perché sono le 20:30. No, lo ammetto, è colpa mia perché io partirò a breve. I miei viaggi zen che faccio alla ricerca del mio vero io. Ma tu lo sai che saranno contentissimi i nostri radioascoltatori. Sì, ma per martedì torno, cioè, quindi. Hai visto il mio. Sì, molto felice. Tutto bene? Sì, tutto bene. Sento quest'aria primaverile. Ah sì, allegra. Infatti oggi faceva abbastanza caldo, sai. Presenta tu gli nostri ospiti di stasera. Allora, i nostri ospiti che hanno detto che posso dire questa cosa, hanno detto che aderiranno, sì, alla mia campagna di crowdfunding, come ho detto bene, per comprare il bracciale di Pornhub. Quindi sono i primi che mi hanno detto di sì. Già, io già ho detto che mi sono. Lui mi ha detto di sì. Io mi sono. Mi ha detto di sì. Siamo a due. Quarti dell'avanzarsi di social. Vabbè, io sto cercando. Forse c'è. Sì, allora per me ho vinto. È una ragazza, vale doppio. Vale doppio. Quindi dopo piglio le firme. Vi aggiungo tutti su Facebook. Dobbiamo fare il gruppo. Dateci il bracciale di Pornhub. Così. Vabbè. Quindi così. Allora. Seriamente, mo vi presento. Abbiamo direttamente da Napoli, giusto? Mi sbaglio? Sì. Perché tu mi guardi così? Vabbè, abbiamo qui con noi, ragazzi, abbiamo qui con noi la mansarda. Salve, ciao. Tutto attaccato. Non ci stanno spazio, sì. Quindi non vi impressionate. Tutti sbagliano. Non abbiamo un'intera mansarda qua, perché non saremmo entrati in radio. Non siamo in una mansarda, magari siamo più larghi, però è molto più bella, diciamo. Ma siamo sempre nel nostro solito box, tipo che già inizia a fa caldo. Sto parlando troppo. Facciamoli presentare, sì. Nome e ruolo nella band. Allora, ciao, io sono Antonio e suono la chitarra, tastiera, vari altri giocattoli e sono un cantante. Io sono Lorenza e suono il basso. Detta mia sorella, perché lo è anche poi di sangue. Sembrerebbe. Ciao, io sono Fabrizio e suono la chitarra. Alessandro, batteria. E percussioni detto? Ogni tanto detto non so. Allora, come, quando e perché è nato il progetto La Mansarda? In maniera molto casuale, anche social networkizzante, nel senso che noi siamo nati su un social network musicale. Io avevo messo il mio profilo, loro avevano il loro profilo e loro hanno trovato noi, me e mia sorella, che suonavamo già insomma in casa in maniera molto domestica, veramente nella mansarda, che poi è diventata poi il nostro centro, il nostro nucleo dove proviamo e dove nascono le canzoni. E niente, finisce qui l'aneddoto. No, scherzo, non lo so. Allora noi diciamo avevamo in mente già un'idea di suono, anche di quello che, come dovevano suonare certe nostre canzoni. Ovviamente noi siamo molto pigri e le canzoni non uscivano quasi mai fuori dalla nostra casa. Grazie a loro, devo dire la verità, e comunque hanno portato quel qualcosa in più, comunque ci ha dato la possibilità di anche di esprimerci, e comunque da qualche mese abbiamo cominciato a suonare un po' in giro ed è importante. Soprattutto le birre, lui è l'ubriacone delle birre. Non si era capito. Infatti già sbronzo. La gente può vederlo questo, il fatto che lui è sbronzo. No, purtroppo no. Non si può vedere. No, tolgo il filtro sbronzo. Non è inodorante. Tanto ce l'abbiamo di dire. Lui è un po'. Sì. Però vabbè, l'abbiamo detto che è l'ubriacone, quindi vale come video. Sì. Avete trovato come Barney in un bagno che. Di sbronzi proprio. Sì, hai vabbè. Come mai la scelta di scrivere canzoni in inglese? Beh, perché loro non lo sanno l'inglese, quindi ero l'unico che. No. Vabbè, diciamo, però. No, scherzo. Insomma, diciamo che a me piace la scrittura in generale. Queste sono proprio le prime. Cioè, le canzoni che si trovano nell'EP sono proprio le prime canzoni che ho mai scritto. Quindi è una cosa nata da poco, poi alla fine. L'inglese perché comunque secondo me aderisce meglio al genere musicale che facciamo, che
comunque è un folk abbastanza contaminato, e quindi sì, poi l'inglese suona sinceramente, cioè personalmente meglio secondo me su certe cose, su queste sonorità che sono più inglesi, più americane, quindi musica anglofona. Arriva la domanda che fa sciogliere i gruppi. La facciamo adesso? Lo fa già adesso, che già fai tipo le due domande brutte, ok? Sì, faccio già la... più sexy della... No. Chi è il più... Visto che comunque siete un gruppo, quindi avete modo di frequentarvi abbastanza assiduamente. Sì. Pregi e difetti. L'uno dell'altro. Oh, sì. Suoniamo? Partiamo col primo mezzo. A livello artistico, non personale. Ah, artistico. Ah, mamma mia, questa è sciocca. Vabbè, no, peggio. Andiamo sul personale, almeno ci picchiamo. Cioè. No, lei era corretta, perché io sono in generale, sia personale che artistico. Secondo me personale e artistico, quindi... sì, ci fai proprio... Io esco già. Allora, personale e artistico. Vabbè, ragazzi. Ciao. Non so, cominciale, dai, tu che sei... No, no, la mansarda che si scioglie, no. La mansarda sì. Ma perché? Io mi stavo ascoltando i pezzi, così mamma. Porca no, puttana, dai, diciamo che io devo dire la verità, noi siamo veramente tutti quanti bravissimi proprio a suonare, talentuosi al ma... Non abbiamo difetti, cioè siamo perfetti. Vabbè. Ragazzi, anche esteticamente. Siete entrati qui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ci possiamo sfogare. No, sfogare. Ma contro gli altri, contro altri gruppi, cioè facci parlare, che ne so, di... Facciamo così, no, vi aiuto io. Beh. Chi è il più perfezionista, però proprio al limite? Che se non viene il disturbatore durante le prove. Cioè questo facevo io così. Io scegli me, ragazzi, devo fumare. Ehi ragazzi. E invece chi è che prende le cose con più calma, che è molto rilassato? Alessandro. Tutti i difetti penso che sono stisoli. Per me è un pregio questo, ragazzi, dai. Quello che durante le liti porta pace. Fabrizio è veramente un santo, veramente. Non so. Il più allegro? Lorenza. Piango tutti. No, io sono la dittando io al caffè. Devo dire che dal più allegro l'abbiamo cacciato dal gruppo. C'era proprio. No, non è bello. No. Cioè, come il batterista figo del video. So, sei troppo figo. Sì, sei troppo figo, infatti. Sei troppo allegro, no? Via. Infatti batterista. Aiutali anche tu. Infatti batterista. No, io sono il più permaloso. Sono quello che litiga di più con tutti quanti. Quindi perciò i testi non sono mai stati diciamo revisionati a nessuno. La musica. No, sto scherzando. No, però sì, sono un po' permaloso. Lei invece. Non so. È la sorella. Oltre essere mia sorella. Sai che poi quando torniamo a casa. Lei oltre sì. No, non so, sai come i difetti, Lori. Lei è quella che ci tiene di più per l'immagine. Ma non è vero. La stylist. Lei è la stylist del gruppo, però rompe pure un po' le palle. Sì. Devo dire la verità, rompe un po' le palle. Sì. Cioè, a lavarci soprattutto. Lei ci lava, ci veste. Sì, sì, ci consiglia dei doranti, quasi ci aiuta. Cosa che non facciamo. Cosa che tra l'altro potete sentire da... Però io se lo so che Franci mi faceva una doccia, cioè mettevo la camicia, ma cioè, che... Vabbè, si è capito l'andazzo di stasera, è un po' imbarazzato. No, io mi sento imbarazzo adesso. Togliti dall'imbarazzo e fai una domanda. Secondo me c'è una domanda. Allora, io vado già con la mia domanda che l'ho pensata in treno mentre ascoltavo i loro pezzi, perché li ho ascoltati questa volta, ho detto già anche qual è la mia preferita. Ti odio Radio Baiano che esci così all'improvviso. Prendendo spunto da Mai Dire Grande Fratello, lo ammetto, spunto dai loro casting, se dovete descrivervi, o meglio come la mansarda, con tre aggettivi, quali sono? Non prendete spunto da Grande Fratello, cioè da Grande Fratello che uno rispose, i miei tre aggettivi sono tamburo, martello e elettricità. La camminatura. E non vale la cipolla come risposta. Ah, quindi, quali sono tre aggettivi per descrivere la vostra musica? Michel, l'ansia. Il gelo. Ragazzi, l'ho pensato troppo. Cazzo, l'ho pensato troppo difficile. Non c'eravamo proprio preparati. Questa è che si è dura. Ci vuole il sottofondo, sai? Qua c'è musica. Non so, io ce l'ho. Vai, è una intensa. Dai, io direi. E uno ce l'ha intensa. Estiva. Estiva proprio quasi per me.
Crepuscolare, crepuscolare. Io l'ho detto già lei prima, sì. Come ieri ho scoperto la canzone mia preferita. In un momento di caos che si era impappinato tutto sul computer, ho aperto SoundCloud, dove sta, non avevo visto sulla pagina che avevate scrivato in inglese. Quindi nel momento di panico, ho detto cazzo, sto perdendo tutto, si è rotto anche il suo computer, mi parte sta canzone sotto. È stato tipo, non dico paradisiaca quasi, ma è stato un portatrice di calma nel momento. Quindi, quindi l'aggettivo è calmante. No, si dice calmante. Calmevolezza, non lo so. Calmoso. Camomino, camomilla no, sembra brutto, camomilla ma no, io mi sono sentito trascinato. Diciamo, beh, la prossima volta quando fai terapeutico, proprio quella bellissimo. Benissimo, terapeutici. Allora. Terapeuti, sì. Per ogni problema che abbiate a casa, se sì, si imbabbi nel computer sì, sì. E lui ha tanti problemi, veramente, ha tanti problemi. Oltre no, infatti, ultimamente mi ha detto che sono un membro dell'ISIS per la mia banda. Sì. Comunque, a noi non interessa niente di te, noi vogliamo sapere cose del nostro gruppo, della mansarda. E quindi, le influenze maggiori. Avrete sicuramente influenze diverse, visto che comunque siete quattro persone. Sì, sì. Bene. Ehi, vai, vai. Anche questo è difficile. No, no, no. Questa non è difficile, dai. Vai, io direi il primo gruppo che è, insomma, è stato il primo pezzo nel quale ci siamo conosciuti sono i Fleet Foxes, per esempio. Cioè, che abbiamo provato appena ci siamo conosciuti. Quando no, abbiamo provato una volta e poi abbiamo detto ok, è meglio che facciamo possiamo fare questo, quindi possiamo anche evitare. Però cioè, io mi sento molto vicino a quella scia, a quell'ondata. Poi vabbè, io sono un sufianofilo, cioè Sufjan Stevens per me è diciamo qualcosa di sovrumano. Sì, sì, vabbè, loro mi infatti si rompono le scatole. Però sì, sì, poi adesso è uscito anche il disco, so, il disco suo, insomma, sono un po' pubblicità. Perché sì, cioè, comprate il disco Carry on Lowell di Sufjan Stevens. No, comunque no, non il nostro. No, effettivamente quello per me è un punto di riferimento insieme a tanti altri, però effettivamente se devo diciamo identificare in qualche modo un gruppo, comunque un artista che sai, o una canzone, qualcuno che ti dà insomma quella via, quella strada, dice beh ok, la musica è qualcosa che ti può. Sì, Sufjan Stevens è l'artista. Quindi abbiamo capito chi ha scelto sulle della top 5 indifferente Sufjan Stevens. Sufjan Stevens. Sì, scommetto lui. Cioè. No, Fabrizio invece voleva dire che mi piace un sacco Mac De Marco. Sinceramente non Mac odio supremo. Mac De Marco è un ottimo. È un diavolo da lui, è amato da noi tre. No, Fabri, il tuo, beh, il tuo idolo, penso. Lo sanno tutti, so, che. Umberto Smiley. Vabbè, sì. Umberto Smiley. No, io pensavo Jerry Calà. No, sì, vabbè, anche Renzo Arbore, basta. Renzo Arbore. No, dai, seriamente, dai. Seri. Io parlo di Sufjan, lui ha parlato di Fleet Foxes. Vabbè, un sacco. No, vabbè, più che altro forse io e Alessandro veniamo da una scena anche un po' più rock, nel senso da ascolti un po' più spinti, quindi forse cose più sperimentali. Certo, ha funzionato. Ci ho più spinti. E quindi non lo so. Diciamo, siamo gruppi. Vabbè, io sono cresciuto con i Pearl Jam, per dire. Poi si è evoluta la cosa, per fortuna. No, vabbè, si è evoluto e diventa no, no, in maniera sbagliata. Infatti, però, vabbè, dai. Allora, no, diciamo, scherzo, scherzo. Io voglio infinità di. Vabbè, Jeff Buckley. Insomma, un po' di rock anni 90 e poi adesso insomma un po' di ascolti sperimentali, elettronica, molte cose strumentali, quindi un sacco di cose strane. No, io invece diciamo sono stata più influenzata da, se vogliamo definire i gruppi un po' più dark. Ecco perché Division, quella triste del gruppo lei. I Cure, anche gli Smiths, però poi ho abbracciato il folk insieme a loro, diciamo che poi essendo fratelli abbiamo condiviso sempre la musica, sì. Abbiamo sempre ascoltato quasi sempre gli stessi gruppi, anche io adoro Sufjan Stevens. Quindi l'avete scelto insieme? No, 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 è mia. È mia. Io volevo sapere, prima di formare la mansarda, avevate altri
progetti precedenti oppure è stato il primo progetto? Piccole cose, embrionali, finite dopo poco. Io al liceo, l'ultimo anno di liceo, avevo un gruppo che poi si è sciolto in malo modo. Poi anche prima, diciamo, prima che mi riunissi, cioè mi unissi a loro, avevamo un altro gruppo, insomma, un chitarrista, un altro batterista, quindi la formazione era la stessa, ovviamente loro erano più professionali, però comunque però era molto meno folk, diciamo, la direzione era più rock, più slow core, quindi questa è la mia esperienza dal punto di vista musicale. Loro invece hanno fatto cose più progetti. Abbiamo suonato assieme per un sacchissimo di tempo, cioè tipo sono ormai 7-8 anni che suoniamo assieme. Però non siamo mai usciti fuori dal sacco. Insomma. Esatto, sempre roba molto nata e morta lì. Più che altro erano cose molto rock, ma ci voleva, insomma, c'era un bel gruppetto in stile Rage Against the Machine, insomma, cattivi proprio, ci sfogavamo. Sì, no. E poi bello e buono, ci siamo convertiti. Meno male però che si sono uniti, perché se facevano rock non potevano venire qui. Infatti sì. In effetti hai ragione. E quindi, visto che... No, però ti vedo un po' pensante, vuoi fare una pausa? Sì, no, volevo fare una domanda, volevo fare. Forse l'ossigeno è stato... No, prima che muoio asfissiato e tutto. Qual è stato il momento, o anche l'evento, che vi ha fatto capire che quello che state facendo era la cosa giusta? Era la giusta linea da seguire? C'è stato un evento in particolare, un momento? Per me dall'inizio, cioè alla fine... Da quando abbiamo suonato la prima volta, per me già è sembrato, insomma, una cosa giusta da fare. Forse dall'inizio, però noi all'inizio abbiamo iniziato con una cover e la cover non era venuta bene. Poi abbiamo iniziato a suonare, a improvvisare, a germare e là c'è stato, secondo me, la scintilla, diciamo così. Voglio sentire i pareri di tutti. No, tutti un parere, per me posso dire quello che voglio, cioè. No, vabbè, sicuramente, diciamo, una cosa me lo sapete anche voi, comunque i 500 mi piace sono su Facebook, no? La cosa determina, cioè, nel senso, quando arriveremo a questo, che non siamo ancora arrivati, magari se qualcuno ci dà una mano. Non ho messo, vi chiedo scusa, perché ieri sera mi ricordo prima che si bloccasse il computer, forse ti ho invitato io. però io ci tengo a queste cose, quindi l'invito, poi ho detto vabbè, dopo vado a vedere che cos'è, perché ma l'hai messo prima o dopo aver ascoltato il brano? Dopo aver ascoltato il brano. Allora senza un perché, questo mi piace. Bravo. Beh, l'ho detto. E per premiarti, ora ti faccio scegliere un brano da mandare in diretta della Mansarda. Vai. No, non lo voglio scegliere io, mi metto troppe. Però te non so leggere l'inglese. Ce la puoi fare piano piano. No, Fangi, scegliela tu. Andiamo We Were Kids. A tra poco. Long way home from your heart to my room. Last night I found my faults on the doorstep. Thank you.
sono in comprensione da me e Francesca. Ehi là! Non ci fa capire mai che caspita pure. Siamo tornati ad Indifferenti. Sì, siamo tornati. Abbiamo appena ascoltato We Were Kids. L'ho detto bene. Ma soppevata mezz'ora, lo ammetto. Prima di dire quello che devo dire, devo fare un ringraziamento particolare perché, come nelle puntate precedenti, per Dottor Jazz, per i treni non passano qui. Loro sono qui perché chi ce li ha mandati? Ce li ha mandati Daniele dell'associazione Picking Up, con cui abbiamo questo scambio. Quindi dobbiamo sembrava che mi stesse una domanda, non so che succede. Quindi saluta Daniele, che ci aiuta tanto. Ciao Daniele, ti chiedo ciao Daniele. Grazie, ti voglio bene. Ciao Daniele, ci sei anche tu qui. No, perché poi io sono io quella, sai, quella che contatta, lui glieli porto qua e basta, quindi è già tutto fatto. No, e al massimo buono. Dico, sai, ho sentito questo gruppo, ma non è che lo vogliamo contattare. Una volta l'ho contattato. Sai, ho scritto su, qui si chiamano Pink Floyd, molto se li conosci. Sono forti, ma sono forti. Sì, sono un po' datati, però c'è... Basta, c'è un è arrivato, basta, perché è arrivato il momento della rubrica più amata dai nostri radioascoltatori. Allora, fammi bere. E sono le 9, Fresca già vuole chiuderci in radio. Allora, io devo avvisare tutti quelli che ci stanno ascoltando e anche loro. Grazie. Che sta per iniziare... Momento teatrino. La rubrica un tempo chiamata Stop and Go, ma da oggi, dalla scorsa puntata, chiamata Ansia Go Go. Perché Fresca farà dalle 5 alle 8 domande, e le ultime volte, pensate, non le ha finite le domande. Abbiamo iniziato, ma non si sa, ci sono ancora i gruppi che aspettano l'ultima domanda. Salutiamo i giocatori di pallone. Salutiamo i nostri... Come si dice i giocatori di calcetto? Giocatori di calcetto. Calciatori! Calciatori non professionisti. Quindi c'era questa rubrica dalle 5 alle 8 domande con un grado di ansia che andrà sempre a salire. Quindi... Terremoto, no, ragazzi, io vi assicuro che queste domande sono veramente molto semplici e servono per farli conoscere agli ascoltatori, sono semplici. Le ultime due volte ho vinto io. Quindi... Come hai vinto? Nel senso che mi hanno dato... No, poi capirete perché... Si vince l'ansia. Perché c'è questa gara tra me e lui, piano piano lo scoprirete. Così potete sostituire la parola ansia in inglese, non so, con il nome Francesca. Scusami, ma la mia sigla di Carmina Burana dov'è? No, non ho pagati diritti e non posso dare, mi hanno denunciato qualcosa strano. La prossima volta me la devi cantare tu, imparala. Mannaggia la SIAE. Gino Paoli, muori il prima possibile, ragazzi. Domanda numero uno, che è molto facile, quindi ansia a livello zero. Ma questo è facile. L'ultimo disco che avete ascoltato, ovviamente domanda singola. Ah, domanda singola. Scusa, aspettavo. Vabbè, tu l'hai detto già. Uno, no, vabbè, l'ultimo disco, vabbè, sì, quello di Sufjan, quello di Emoti Bruciate. Infatti lo sapevo. Vabbè, ci sta, ci va. No, vabbè, a parte Sufjan, quello di Father John Misty, che è il batterista dei Fleet Foxes, che si è affrancato dai Fleet per qualcosa di veramente molto, molto bello da ascoltare. Anche io la stessa cosa, perché poi condividiamo la casa. Dalla mia camera è uscita la musica. origliava lei, si trova. A me adesso. Sì. Parlando di dischi strani, io ho ascoltato un disco che adesso non mi ricordo il titolo, però non ha importanza perché potrebbe essere un disco... No, più che altro l'autore importante, è Nils Klein, che è il chitarrista dei Wilco. E c'è questo progetto, diciamo, solista dove fa le cose sue. Titolo. Non me lo posso mai ricordare. Però uno qualsiasi dei suoi dischi può valere. Io c'ho il disco invece che è quello, penso, più attinente alla mansarda, che è un disco di un rapper. Che è veramente, secondo me, uno dei dischi più belli degli ultimi 10 anni, e non mi sto sbilanciando, ed è Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly, che è veramente un gran disco. Sì, è vero, possiamo... Veramente, il mio passato da vecchio programma, sì. Veramente bello. Domanda numero 2. Come andiamo con l'ansia? Tutto bene? Anche se un po' io ti devo dire. No, io mi preoccupo di lei che non parla. Io risponderò la stessa cosa di me. No, non parla. La prima anche questa, siamo a livello d'ansia numero 0. La canzone che ultimamente ascoltate di più? Ho sentito un cazzo.
cazzo. Non è Nymphomaniac, basta con cazzi, cioè, raga, partiamo. Dai, ci penso un attimo. Vai, vado io. Ok. Vai, The Beyond Radio, Wolf Like Me, vai, così. Vai, boh. Vai. Stiamo facendo proprio... Sì. Forse quella che ho ascoltato di più, che non c'entra con l'album che ho ascoltato di più, è quella di Father John Misty, Only Son of a Ladies Man, che mi ha colpito molto. Sì, perché la voleva proporre come cover. Sì. Ma io ultimamente ho ascoltato spesso Reale di Cola Pesce, per esempio, che merita come brano, poi tutto il disco è molto molto valido. Lei che basta adesso. Ha saltato il turno. Non vale, allora. Ha saltato il turno. Non accetto la risposta perché ha saltato il turno. Aspetto prima che ti dica. non vale. No. Ma c'è la seconda di Cola Pesce, quella che viene dopo. Io ascolto molto Reale di Cola Pesce. È mostro di Cola Pesce. No, Cola Pesce non accettiamo. No, un'altra. Ma perché? Va bene. Ma fammi fare il cattivo della situazione. No, no, infatti no. Noi comunque siamo molto diversi, siamo diversi. Ci vediamo tutti. Ecco, ma perché se ci sta ascoltando potrebbe produrci anche, visto che la adoriamo. È vero, perché non ci produci, Fade? Dopo ho fatto pubblicità alla torta Benjo Cavangio. Al Benjo Cavangio. Quindi oggi facciamo altra pubblicità. Andiamo alla terza domanda. Terza domanda. È un livello di ansia numero numero uno. Sì, perché allora questa scende. Esco. No, la seconda, la terza è quella che penso. Non lo so, perché poi cambio anche l'ordine. Ma quale sei a memoria? Come fai? Cioè. Terribile. La canzone di altri. Che avresti voluto. Ah, questa sì, è. Che avresti voluto scrivere. È ansia 2.5. In questo senso. Voi. Non è uno. È aperta a tutti, cioè, sì, è aperta a tutti. La canzone di altri che abbiamo voluto scrivere, scrivere noi. Barra comporre. Oh, un brano qualsiasi da Hot Rats di Frank Zappa. Mamma mia. Uno ma come come la mansarda o come come anche no, come beh, singoli. No, per sapere, no, è importante questo perché non vale di dire Frank Zappa, e non mi sto riferendo a te, tu bassista, il quale non faccio nome perché non me lo ricordo. No, è bassista. No, a lei stavo dicendo. No, io parlo sì, a caso. A gente qualsiasi comune. Qualsiasi persona sopra il basso. Qualsiasi persona. Dai, io dico i Bulldog dei Beatles. Così, si vola bene, si vola bene. No, dopo mi sono dato una cosa bruttissima, devo condividere con tutti questa notizia bruttissima. Dopo Veronica. Sì, sì, infatti ci porto dopo. Lorenzo, vai. Ah? non lo so, forse Place to Be di Nick Drake. Era mio quello. Comunque tutto no, un bar. Se Nick Drake per me è tutto un magnama. Andiamo sul classico, insomma, direi... No, direi, sì, sempre restando in tema storico. Once I Was di Tim Buckley. E invece, visto che tu prima me l'hai detto, come la mansarda? Aia. Come la mansarda? Secondo me... No, no, posso dire un pezzo che verrà bene secondo tutti e quattro, cioè. Vai, devi. No, possono dire un pezzo. Ti prego, dici. Non ci sto pensando, cioè. Non ci stai pensando, stai sudando, stai. No, andando innanzi. C'è il criceto, lo chiamo Piro il criceto, che mi è morto, quindi. No, questa non si no, no, ah, no. Eccola, non ho sentito. Salva lei, ci salva lei. Non ho sentito. Blue Ridge Mountain dei Fleet Foxes. Dai, okay, sì, appoggiamo. Anche se, però va bene lo stesso. No, va bene. Quasi bocciato. No, sono troppo pignoli. Questo perché le donne sono sempre indispensabili. Perché? Vedi, perché lui non ha saputo rispondere, ha risposto lei. Non ho risposto a 5 domande. Siamo alla quarta domanda. Il livello di ansia cresce. Il complimento più bello che avete ricevuto e la critica più severa.
Antonio, è veramente mi pagate anche 3 settimane di psicologia. Che io allora poi, no, questa ci sto io, allora sparo la mia, poi ve la vedete voi perché ce l'ho. Allora, il compito più bello è stato Daniele, che dopo non mi ricordo dove avevamo suonato, no, a mezzo cannone occupato. Comunque, insieme ad altri ragazzi. Esatto, vabbè, altri. Ci fece un sacco di complimenti. Poi venne vicino a me e disse: complimenti per Lovetto. E quello è stato, cioè, Lovetto per questo, e quello è stato fantastico. Mentre invece il peggiore, che purtroppo non ho avuto modo di rispondere. Esatto, però un peggiore ottimo secondo me, perché a me non dispiace. È stato un ragazzo, mi hanno raccontato, questo ragazzo è entrato insomma in questo locale dove stavamo suonando, ci ha sentito suonare, un po' schifato, preso, se n'è andato, ha detto: che schifo, questi sembrano i Radiohead lenti. Oh, e quindi, cioè, se mi paragoni i Radiohead lenti, guarda, quasi quasi mi fa anche piacere. Che schifo, è pure un paradosso. Ah boh, è Radiohead lenti, vabbè. Non so. Ah, continua la cosa, non era. No, se è condivisa, diciamo che abbastanza condivisa, possiamo andare. Diciamo che avanti. Tutti i complimenti, sì, che avrebbero fatto a me l'hanno fatti a mia sorella. Infatti. Hanno fatto, sì. Diciamo, cioè, che i complimenti, diciamo, fanno che solo a lei. Fanno, no, mi odiano tutti quanti a lei. Sì, noi siamo, piace, la domanda è: a chi fanno più complimenti? E qui il complimentometro vola. Esplode. No, abbiamo lei spicca, sempre mi piace. Sì, diciamo, piace, uomini, donne, cani, cavalli, no, però effettivamente allora si becca molto. Ho capito, le foto se avremo maggiori visualizzazioni, allora si vedono miliardi di visualizzazioni. Okay. Chi sarà? Voi cantate, io in 4 lane. Vabbè, bene, no, per me vale, perfetto. Okay, perfetto. Siamo, per me ci siamo più sciolti. Sì, tutti, che siamo, chiedo il permesso a te. Siamo, no, siamo d'accordo. Ma il fratello che deve fare. Sì, vabbè, certo. No, vabbè, ma tanto lei, cioè, tutto quello che viene... Sì, fanno la conta di mi piace sotto le mie foto. Abbiamo provato, vabbè, a fare gara, ma è stato difficile. Infatti il booklet del disco saranno foto di Lorenza, diciamo, dall'adolescenza. Lorenza al mare, Lorenza in Lorenza montagna, e così via. Saranno, sì, sì. Io però sappiamo che... Solo il booklet, però. Infatti faremo, no, sarà separato. Stampato anche sul CD. Sì, sarà anche stampato su... Guardate come è legno! Anche vinile. Anche la versione vinile, se è possibile. Pure se non c'è il vinile che è più grande, dici tu, che diciamo si vede meglio. Non è proprio pudore. Non è pudore, anche il fratello che si sta quasi incazzando. Devo dire la verità, cioè, ma è lui che mi d'accordo. Io vedo 100 copie, un poster autografato con un bacino da Lorenza. Attenzione, le prime quando devo pagare le prime 200 copie? Mamma mia, incredibile. Allora, veramente siete dell'Isis. Ok, campagna crowdfunding. Non voglio più il bracciale, voglio le prime 200 copie di loro. Tutte quante, vero? Tutti volevano il bracciale. 200. Il bracciale, poi li rivendo e non lo so, poi vediamo un po'. Comunque, noi siamo alla domanda numero 5. Dai. Scompriamo tutto insieme. Scusa, Francesca. È lui che mi dice certe cose. Non posso. Continuate, prego. Fate come se non ci fossi. Prendendo un po' di tempo delle tue domande, anzi, oggi ne rabatti. Ho letto una notizia bruttissima che tipo oggi ero molto triste per questa. Il membro più figo di One Direction se n'è andato. Bello, bello, ha detto. Ah, sì. Come si chiama Zach? Quello che... Style. No, Zach... quello che cantava, diceva... come così cantava? no, comunque è il membro più figo di One Direction, se n'è andato, quindi non avranno più futuro questa purtroppo, ahimè. Io li volevo invitare qua, quindi... Come se Fabrizio uscisse dalla manzana, insomma, è così. Ci dispiace molto, però adesso devo fare questa domanda. No, vabbè, la volevo buttare lì, giusto? No, no, ci dispiace effettivamente. Anche noi dispiace. Io mi propongo, basta. Se serve, no? Cioè, tanto fa, ti cantò. Poi sei figo uguale, non ti preoccupare. Come minimo. Domanda numero 5, okay, questa è più divertente, valgono uno o più episodi. La cosa più strana o divertente che vi è successa durante un live? Fabrizio che urla come un pescivendolo. Ci urla i tempi. Allora, noi siamo tanto, un po' diseducati a livello musicale, nel senso che nessuno di noi ha fatto il conservatorio o qualcosa, quindi
è un po' molto istintivo. È istintiva anche la misurazione del tempo, ovviamente. Quindi diciamo che quindi ci affidiamo... è anche soggettiva, oltre che istintiva. La sessione ritmica è veramente la sessione ritmica è molto, molto allegra, insomma, molto sì, variabile, ecco. Ci stiamo sputtanando proprio alla grande, cioè no, che ci sente siamo... da fuori. Ci dà mai no, io vi sto amando sempre di più, non sto facendo robe. Un bel qualcosa. Incredibile. Li abbiamo in macchina comunque. Ok, io ho 20 euro. Se... 20 euro? Per me 20 bene. Euro vanno bene. Poi, no, aspetta, mia nonna mi ha dato 15, io 15 euro e due pastiglie di grano. Ah, perfetto. No, aumento all in, ragazzi. Allora, cioè, se mangiamo il cibo andiamo d'accordo. Benissimo, comunque sì. Solo questo. Sì, no, sì, non lo so, altri bisogni. Aspetta, mi chiedo. No, la domanda era bisogni negativi o divertenti. No, solo no, divertenti. Strani, bizzarri. Ah, sì, c'è un episodio, ma cioè, non è che un episodio, è proprio una cosa che capita tutte le volte. Cioè? Ci scordiamo le bacchette del batterista. Questo è davvero eclatante. È vero. Questo è eclatante. È proprio una cosa fissa, cioè, poiché noi suoniamo a casa nostra, quindi tutti gli strumenti stanno lì. Lui, diciamo, non ha perso ancora l'abitudine di portarsi a casa questo. Dovrebbe poi sì. E noi dobbiamo, ogni volta che suoniamo, ogni volta che suoniamo, sai, noi arriviamo sul posto e dobbiamo farci questa. Oppure lui, sì, cioè, con degli arbusti. Siamo uno scherzo, in realtà. Degli arbusti, prova a prodursi delle bacchette. Cioè, le ho portate, questa volta le ho portate. Bravissimo. Questa volta le ho portate, ma forse, non suonerà. Non lo so. Non lo so. No, vi dico che sì. La nostra rubrica è ancora un po'. A metà, ok, siamo vai. A metà, ma è ancora lunga. Vai. Sì, però ci abbiamo una pausa. Comunque, cioè, non è più una pausa d'aria, però. Volete cervello. Una pausa d'aria? Io direi. Lorenzo dice sì. Io direi. Ma ci siamo nell'ansia, moriamo. Tipo esame di stato. Comunque, sì, dai, che dai, finisca dai. Comunque. So con l'ansia, come la devo di l'ansia. Quindi metto la mia canzone preferita. Okay. Ma hanno detto di no che voglio. No, niente pause, vai. Niente pause. Ci siamo. No, vabbè, sicuramente. Vabbè, la vorrei mettere anche dopo, cioè. Non lo pensate, continuiamo. Faccio la dittatrice. Sì, la canzone. Sei il presidente della Corea del Nord, che è Sud. Sì, Sud. Okay. La canzone che vi ha fatto penare di più negli arrangiamenti. Dai, no. Forse. ma un po' tutte. Sicuramente non la suoneremo stasera perché non siamo riusciti a arrivare. No, però. Non lo so, loro più cioè. Vabbè, ma non. Come si per fa? Me dove, però direi delle P forse, meglio dire così ah, hanno. Giusto. Forse Summer Digged, no, perché all'inizio. Sì. Per me Summer Digged in the Mountain. Anche perché ce la siamo registrata da soli a casa. Esatto. Summer Digged l'abbiamo registrata. Quindi infatti si sente che fa cagare. No, dai, però no, no, io, no, la qualità però è diversa. È la mia canzone preferita, è stata quella che mi ha. Davvero? È lei. È lei che mi ha portato caldo. Allora. Diciamo che sì, è stato molto difficile. Perché avevamo già registrato questi quattro brani in questa sala ed è riuscito, cioè abbiamo questo brano in più che ovviamente ci sembrava un po' un peccato ovviamente non farlo sentire e poiché lui è un mezzo ingegnere del suo ma quando beh dai ti sto tirando un po' ti stai tirando no però vabbè sempre in mansarda abbiamo anzi proprio il vero pezzo della mansarda è quello Summer Digged che è stato prodotto, scritto e fatto tutto quanto registrato nella mansarda. E quello invece a cui siete più legati? No. Tutti? No, ce n'è uno. No. Ce n'è uno. Qual è? Sì, cosa? No, sta partendo. Aspetta, c'è quello, ne abbiamo parlato l'altra volta. Che loro se lo vogliono vendere, tra l'altro. Esatto. No. Se a me mi portano 200.000 euro, io mi vendo. Diciamo che la cosa mi fa un po' incazzare, infatti tra voi non la suoneremo mai più, infatti sì. Questa forse è l'unica, l'ultima serie in cui la suoneremo. No, perché il brano che spicca solitamente, che molti sai, si attaccano a questo brano, ed è Wingless Source. Mm. Ok, basta. No, nel senso, questo brano sì, effettivamente è importante, perché anche è stato comunque il primo che ho scritto per questo, per il gruppo, insomma è comunque qualcosa, è un brano al quale uno... può essere legato, noi siamo legati perché il primo concluso, alcuni il primo arrangiato parla. Alcuni di noi e poi effettivamente il brano che sì, che ai live o comunque chi ascolta il disco dice, però poi alla fine io sto cominciando a odiarlo, non so per quale motivo perché poi dico, ma perché quello lì non visto in quell'altro brano cosa faccio
E vabbè, comunque spicca solo qui. Infatti noi probabilmente adesso impareremo solo questo brano. Stasera faremo 3 volte l'inglese per la gioia dei nostri maschi. Ma non sono d'accordo. Non si... no. E adesso arriva la domanda, visto che loro vogliono sfogarsi, vogliono dire tutto. No. Io comunque... Tra un po' faremo pausa, non ti preoccupare. C'è un gruppo campano che voi proprio non sopportate. No. Allora, mi dovete rispondere, no, altrimenti giuro che chiudo la puntata. No. Antonio, per me però ci possiamo tipo ognuno ha ognuno può dire il suo gruppo. Esatto, dai, ognuno dice il proprio. Bravissimo. No, ognuno è il proprio. Ognuno si piglia le sue responsabilità. Sì. Ripeto, ognuno è un gruppo diverso e sai con chi sto parlando. Ti vendono le compro le 200 copie. Ok? Ma qui ci ascoltano in tutta la campagna. Tutto il mondo. Ok, allora. Allora. Vai, Ale, parti, ti prego. Partire dal cazzo, non ci ho mai pensato. No, io non posso. Cioè, oddio. Allora, non è che mi stanno sul cazzo. È che. non mi piacciono. Ok, dai, allora siamo in due. No, non pensavo chi sta che volevi. No, quello lo dice Antonio. No, non lo fai, Dai, vai, lui fa... ha preso coraggio. Seguite il suo esempio, temerario. Io posso fare un appello contro tutte le cover band che ci stanno sulla faccia. Non vale, è troppo facile questa cosa. Lo so, però li odio proprio a morte. Cioè, sì, capito? Però c'è un gruppo proprio... che non sopporti inedito proprio. Inedito. Tutte le cover band. È troppo inedito. Buono, no, inedito non lo so, perché qualcuno ha qualcosa da dire, quindi... C'è un altro gruppo c'è un altro gruppo che non piace molto, però penso anche loro sono accolti, si chiamano Caravanè. Non li conosco. Sono fortissimi, ascoltatevi Caravanè, assolutamente. Sono fortissimi. Dai, qualcuno che... No, Lorenza per ultimo, devo parlare. Lei per ultimo. Antonio, abbiamo staccato questo giro che fa così. Sì, no, lui è stato vigliacco, però. No, vabbè, ma io ho un odio supremo, cioè roba no, che ma mi uccido. Se ti vedo lo strano. Sì, ma io ho chiesto inediti, però. Dio, un po' a caso. Vai, Antonio lo dice anche per Fabrizio. No, vabbè, raga. Cioè, vabbè. Ma non che non sopportate, che. No, vabbè. Non siete vicini a quello cazzo. Stile. Madonna, ci tronca una. È Dill. Quello vabbè, che potrebbe essere un fatto personale, perché io il gruppo mi piace. Non fatto... No, io non sono uno che litiga su Facebook. No. Proprio no. Su Facebook, no, io litigo proprio frontalmente, sì. No, però su Facebook capito, insomma, mi è capitato una piccola discussione con R Raffaele G. Dillo, no, il Freddy Mercury di Napoli. Mi è capitata questa cosa, ma che per dire per il baffo. No, scusa, madonna, chiudete, spegnete tu. Ciao Raffaele, grazie per aver risposto alla mia richiesta di non aver risposto alla richiesta di venire qui. Cosa mi sono perso? Madonna, ma viene sicuro. No, comunque c'è stata sì una piccola discussione, lui ma devo spiegare che show must go. Ha avuto questa discussione. Ha avuto una discussione, ma non una donna con te. No, sto scherzando, no, sul fatto musicale, sì. E però mi è sembrato un pochino insomma non mi è piaciuto tanto come vabbè però i gentlemen sono più bravi i gentlemen, dai, possiamo infatti, i gentlemen io sono anche andato a un concerto loro mi è piaciuto tanto però lui purtroppo mi ha un po' pecca. Dai, vai Lorenzo. Allora, momento clou. No, io te l'ho un po' diplomatico. No, vabbè. Abbraccio. No, vogliamo il nome di gruppo. Dai, buttati. Dai, no, che ce ma l'hai. Io dai, che in ce generale le persone, cioè, che se la tirano. Cioè, gente anche
diciamo, la nostra notorietà, va. Dillo quel quindi, gruppo là, cioè, dillo. Che non notorietà. C'è un gruppo che deve dillo. Dire. Dillo. No, no, dai, no, non ti ci ha letto. No, non ti ci ha letto. No, basta, finisce. No, dico, spesso è capitato che cioè che abbiamo proposto loro di dividere qualche serata, qualche cosa, e gente che magari o non rispondeva o comunque non so, erano, sono importanti. Se il battito del cuore di Fabrizio direi. Vabbè, direi che è c'è anzi funziona, c'è questo nome del, c'è qualche nome, non lo vuole dire, non mi piace questa cosa. No, lei comunque va, ma non è vero, poi capi perché dobbiamo sputtare noi vogliamo bene tutti, cioè alla fine. Non so se avete notato, ma il mio orecchio adesso è dello stesso colore. Sì. Visto che fa caldo e siamo arrivati a livelli di ansia molto elevati, prima di continuare la mia rubrica facciamo una pausa. Ah, che bello, quindi posso mandare fiamme della canzone. E mandiamo Somewhere Digging the Mountain. Yeah. Oh. L'ho detto bene anche qui. Autoapplauso. Grazie Cepu. A tra poco. Thank you.
devi chiudere la porta tu. Siamo in diretta. E io intrattengo. Ci sono, ci sono. Pensavo di... Allora, ci sono alcune novità. Lorenzo aveva l'ansia. No. Quindi le mancava l'aria per colpa di Francesca. Francesca stava per uccidere un membro del gruppo. Ma come suonerò? Ci dobbiamo incastrare poi. Però fatevi più qua. Ragazzi, ci siamo. Adesso troviamo la soluzione, perché sapete che dovete entrare tutti qua. È il momento live. Io intanto mi sto un attimo suicidando. Punta su di là. Ok, io faccio così, tutto sommato la faccio di Lorenzo. Vai, alla grande. Cosa ci state per suonare? Allora, il primo brano che suoneremo è The Orchard. Che okay. La mia chitarra. Sono una piccola lite, fra fratello. Sì, The Orchard. Ed è uno degli ultimi brani che abbiamo composto. E letteralmente significa frutteto. Quindi diciamo che è una canzone abbastanza un po' bucolica. Però sì, parla della ciclicità dell'esistenza. Che brutta presentazione. Altro che con la pesce. Vai. Oh Lord, what a shame, in the orchard you blessed lost and said. Then mom, as a joke, in the arrow sent me at me, but mom, as a day became silent, the nexus of care. Oh, right, in my own arms. So the orchard swallowing late.
and it's 'cause my root was sick. I'm not worried about the sun. I'll meet him soon in the orchard. Grazie. Che bravi, ma dove vi nascondevate? Nella mansarda, giustamente. Giustamente. Ma tu la squadra di Francesca? No, io ho apprezzato il riso dentro. Mi vergogno. Scherzo. Chiedo scusa, no, chiedo scusa umilmente, mi vergogno. Vi punirò con delle domande cattive. No, prima di continuare con le due domande cattive, faccio... Cos'è successo? No, basta con le domande cattive. No, faccio domande semplici io. Qual è stato il riscontro con il pubblico? Che cattiva questa. Tu dirigi direttamente verso la persona che deve allora rispondere a queste domande. È quella che ha poi il rapporto col pubblico. Esatto. Allora, non penso che hanno lanciato dei cisegni, non va bene. Quindi cosa lanciavano? Rose? No, orsacchiotti? Veramente, no. Cose, sì, cose inaudite. No, vabbè, però. No, diciamo che no. No, col pubblico, devo dire la verità. A parte il tipo che ha detto che sembrava i Red Lenti. A parte sì, a parte quelli che gli vogliamo bene, dunque lui sì. No, vabbè. Comunque sì, suonando veramente un po' dappertutto, ma. Capitano delle cose un po' su tipo, che ne so, ti chiedono che strumento è quello, che strumento è quella tastiera, ti piace molto il suono della tastiera magari, che oggi vabbè, oppure sì, però comunque la risposta del pubblico è, per adesso è sì, è una, direi buona. Io direi, ho visto che è buona, non si aspettano questo tipo di suono magari qui da queste parti. Ho visto pure Roberta del club Tenda Tre Giri che ha fatto i complimenti. Sì, sì. No, sì, quello che ci dicono cioè spesso è che oddio, ma cioè che genere è questo? Anche se poi alla fine è un folk, poi alla fine è un po' rielaborato, sì, niente di gruppi, però gruppi napoletani esatto. ci dicono questo. Io sinceramente non sono scettico, perché penso che ce ne siano. No. Però ok. No, io l'ho detto pure prima, è stata una sorpresa piacevole. Perché non me l'aspettavo, cioè il fatto forse all'insaputa di non andare ad aprire la pagina, di aprire direttamente il link dove trovare le canzoni, cioè mi aspettavo, ma cazzo quando è in inglese, ma cazzo fanno ma Francesca dove cazzo le ha trovate? Cioè veramente ma vengono da noi, e ho fatto io, no sul serio, perché no. Non è vero, dopo no, se si è detto cazzo una voce. Sto vedendo una 20 euro che passa. No, sono le 200 copie che non li voglio. No, ho detto cazzo una voce così, ho detto, da gruppo internazionale che tu ti aspetti. È vero. Il gruppone, sul serio, cioè. Dovete espatriare. Penso che è Lorenzo che canta nel disco. Bellissimo. No, però seriamente, avete pensato che magari non adesso, perché magari il progetto è giovane, però in futuro di cercare possibilità all'estero, magari ne avreste di maggiori, di migliori? Sì. Sì, no, sì, sicuramente. Sì, sarebbe, diciamo che è un po' il nostro obiettivo, diciamo, cercare di andare un po' fuori, anche perché sarebbe ideale forse per noi. Tu Bella Unione, se ci stai ascoltando. No, tu bro, tu Rock Fred. No, vabbè, diciamo che sì, sarà tutto graduale, dipende tantissimo anche dal mio miglioramento con l'inglese, ovviamente dalla pronuncia di certe parole che è ancora un po' deficitaria, però comunque pian piano, vabbè, sicuramente, comunque noi abbiamo già spedito, già sono sui bastimenti. Poi quindi penso arriveranno fra due domande da fare. Fallo, perché è stata una che mi è venuta forse dalle sensazioni che mi hanno dato le canzoni, ma un video? È bella domanda. Penso che arriverà. Sì, avete già un'idea su come girarlo, che tipo di video magari? Hai sbagliato, non so se mai che tipo di video fai. No, vabbè, non abbiamo colto bene la domanda.
diciamo, sai, che mi servono soldi per i... no. Allora, io sono molto contrario all'idea di video didascalico, cioè nel senso quello che succede nella, nella canzone, comunque si ripete nella cosa, quindi penso non li faremo mai video perché tutti... No, vabbè, diciamo che vorrei, mi piacerebbe trovare una chiave diversa, sì, un modo diverso di, poiché diciamo per noi adesso l'importante era suonare, comunque farci conoscere in questo modo. Sappiamo che ovviamente comunque mandare un video nel senso, cioè quella è la nostra ed è questo, comunque suonare in giro, diciamo il video era secondario, però comunque sì, è una cosa che dobbiamo fare, però dobbiamo trovare un po' il modo adatto, forse non lo so. E invece come vivete insieme il momento della scrittura, dell'arrangiamento? Che ridi? Non puoi ridere le domande che faccio. No, il punto è che ormai siamo usciti da quella facile. È come se ci rientriamo più. Non lo so, troppo così a volte. No, allora, l'arrangiamento. Sì. Parlate di quando Antonio si chiude in camera a chiave e non ci fa... Ah, questo non lo sappiamo neanche noi, penso. No, loro che fanno sostanzialmente? Ma loro, guardi, sinceramente, no, vabbè, loro, allora, innanzitutto devo dire che i brani dell'EP nascono soprattutto dalla chitarra, da delle frasi di chitarra di Fabrizio, nel senso che comunque... Assieme, da un punto di vista musicale, proprio di direzione del brano, sicuramente Fabrizio è stato fondamentale, insomma. Vabbè, ma ci accompagniamo l'uno con l'altro, però sì, è tutto quanto è troppo complesso il discorso, dai, non lo puoi come vivete il momento, diciamo che parte tutto da qualcosa di strumentale sicuramente, quindi io che possa partire da me, da Ale, da Fabri, da Lori, cioè partire una frase di basso, sì, oppure un ritmo che magari ci intriga. E poi lì comincio a improvvisare qualcosa, cantarci sopra. Poi la parte, diciamo, di scrittura poi delle canzoni, ovviamente successivo, dopo comunque un lavoro sull'arrangiamento che può prendere anche giorni comunque. Però penso che sia più o meno condiviso da tutti quelli che cercano di fare brani inediti. Sì, così. Ultima domanda prima di andare alla tua classifica, domande brutte, odio. Avevo chiesto prima, cioè io sono stato colpito visto che vado a cercare le cose. Dall'immagine. Ti guardi me? Che idea. Io spero che il ragazzo di Lorenzo. Dall'immagine. Nino, mi stai facendo fare una bellissima figura. Che era stata scelta, meglio che c'è su SoundCloud. Si aveva intanto un po' delle somiglie. Immaginami senza si aveva un significato particolare il triangolo. Parlate del lato grafico, sì, perché secondo me è importante. Tu parla del logo, dai. Allora partiamo dal presupposto che vabbè, io lavoro come grafico, anche Lorenza insomma lavora nel campo della grafica, quindi ci occupiamo un po' noi di questo lato. E il logo l'ho fatto io, è dillo. Però si spontanei dalla curva B. No, non c'è un significato. Alla fine non so, mi diamo un po' quell'idea, sai, delle montagne, noi quando cominciamo. No, il tetto, no? È un gioco tra tetto architettonico. Tetto, montagna, insomma, questa cosa qua. Tetto. Crowdfunding. Miracolo. Per quanto riguarda le foto, le foto invece, no, la foto l'ho scattata io. Noi viviamo in un posto un po' degradato, borderline. Noi Qualiano, perché noi non siamo proprio di Napoli, cioè siamo parzialmente. Conosciamo, ultimamente ne sentiamo parlare spesso di Qualiano. No, io non so di cosa ne parla tu, ma io ho amici di quelle zone. No, noi abbiamo una fidanzata del nostro Ramiro, che è di Qualiano. Un momento, mi sono perso qualcosa. Da quando in cui Ramiro è fidanzato? Vabbè, lasciamo perdere, forse era un segreto e l'ho rivelato. Non fa niente. Incredibile.
Questo è tutto registrato. Che cosa no, bella. Forse non lo dovevo dire, ma non fa niente. E anche lei fidanzata con qualcun altro, no, e Damiro. No, ma guarda, Aqualiano sono tutte gente. Per... No, però poi fammi sentire che dice Lorenzo. No, niente, questa foto quindi l'ho scattata. Cioè, un pomeriggio cioè, mi sentivo particolarmente ispirata. Siamo scesi io ed Anto con la macchina a fare all'avventura, insomma, a cercare qualche paesaggio che ci potesse. Capire. Sì. In realtà portavano il cane a fare la pipì, ecco, abbiamo preso le peggiori, insulti da gente che si affacciava dalle, case, cioè perché ci state fotografando, perché quindi è andata a finire, sì, però sì. Bene, perché per ora per lo nessuna denuncia, erano case quasi tutte abusive, ci stanno trovando, insomma. Abbiamo spiegato anche il lato grafico, che è importante anche per te, così puoi imparare. Sì, ci puoi adesso io voglio ricordare che la mia rubrica Ansia Gogo non è finita. Voi se volete, se non vedete Ansia, inizio a dire stronzate. Sì, tipo... Ti chiamiamo segno. Sì, quindi sappiatelo che c'è. Fabrizio forse non vuole volgare, più suonare. No, no, per me possono suonare, cioè tanto non mi interessa di quello che vuoi. Se suonassimo solo. Ok. Allora, no, prossima domanda che è. Non ha un livello d'ansia, perché è la cosa più bella che, cioè l'esperienza più bella che avete vissuto insieme. Ma noi ci conosciamo da troppo poco. Ci odiamo qua. No, vabbè, noi ci conosciamo effettivamente da poco. No, però artisticamente. Artisticamente. Artisticamente, raga, mi sono impelagato in questa risposta. Vai, vai, noi parliamo di fatti. No, non so la memoria storica di questo gruppo. Cioè, non so. Ma loro lo parlano, io preparo i soldi. No? C'è una cosa, però non la possiamo dire. Vai, dilla. No, no, non si può dire. No, ma anche no, perché fa parte. Perché noi insomma, di tre quarti della manzata. Di tre quarti della manzata. Cioè, io sono esclusa. Sì, esatto, della manzata. Come sempre, va bene. Ah, non vabbè. Si può dire. No, però non si può dire, sennò poi ci vengono a cercare. Si può dire in modo noi siamo. No, che sennò poi parliamo insieme. Noi facciamo combattere i cani. Cioè, no, scherzo, non è vero, no. Noi scommettiamo effettivamente tutti i soldi che guadagniamo, no, i soldi della manzana. Diciamo che il nostro cash va in base, insomma, no, è un lato artistico, diciamo. Sì, no, questo non è un lato artistico, no, effettivamente no. No, no, non lo so, ragazzi, non saprei dirvi. Un live particolare che vi ha legato. Ma secondo me il primo live nel quale abbiamo presentato poi tutto le nostre canzoni, ed era solo nostro, insomma, il nostro live. Quello sicuramente è stato importante, che comunque sono venute molte persone, parte amici nostri, comunque è stato molto, cioè in quel momento abbiamo sentito veramente tanto la vicinanza, sia delle persone che comunque cominciavano a credere in noi, che comunque persone nuove, che quindi uno dei primi live sicuramente è stato fatto un po' da spartiacque, insomma, far sentire per la prima volta brani che magari non erano nell'EP ci ha dato comunque un po' di forza. Sì, un po' di sì, quello sì, sì. E invece il limite maggiore che voi come musicisti incontrate in Campania? Il limite maggiore è Campania. Vabbè. L'ansia di Francesco. No, è che no. Dai, dillo che c'entra Giglio, dai. No, sai, è che molte volte non vieni concepito come il musicista, la band che va a suonare nel locale. Qui, almeno questa è la mia impressione, penso anche loro, viene vista sempre come quella cosa per portare la gente, per far bere la gente, per farmi guadagnare, senza vedere poi quel lato, insomma, bello molto della serata, della musica che, della insomma, qualsiasi band ti può portare, no, nel locale. Questo, ed è un po' triste perché poi, non so, non dico a Napoli, ma se c'è... Cioè, in Italia in generale secondo me c'è questa concezione. Sì. Questo. Effettivamente è così, cioè è molto legato al lato commerciale, proprio del locale.
e non ci sono molti spazi, devo dire la verità, cioè almeno noi ci siamo affacciati non da molto, però non abbiamo incontrato quegli spazi che magari in altri posti, non so se sei in Italia, però... Mi è mai capitata qualche richiesta dal pubblico musicale particolare? dico sempre io, dei chitarre e basso non si sono rifiutati di fare un bis, se alla fine noi avevamo suonato i nostri brani, avevamo una cover preparata, impreparata, potevamo suonare, poteva fare un certo effetto, poi pezzo di Redotto, quindi c'è veramente invidia a nozze, e loro si sono un po' tirati indietro, ragazzi. Io dopo gli il pezzo di Redotto. Per forza. No, la voglio, cioè, non mi interessa. Cazzo. Un accenno, cioè, non... Tu bassista non ti puoi rifiutare. Anche perché il brano è tutto basso. No, che tra l'altro stavo guardando, quindi. Siamo alla penultima domanda di questa rubrica. Penultima. Wow. Non ti preoccupare. No, questa è la più ansiosa di tutte. Ed è la penultima, è della già penultima. Cioè l'ultima che è, cioè, no, già siamo l'ultima fuori. È tranquilla, la penultima fuori. È molto ansiogena, sì, perché è... Ma l'ultima supera questa qua, forse. Ah, vabbè. Perché dove si vedono i La Manzarda fra un annetto, artisticamente parlando? Vabbè, dai, sotto i punti, infatti. Cioè, no. Se continua a scommettere, come e a perdere. No, vabbè. Artisticamente... Beh, allora, diciamo che questo EP, che poi alla fine è una demo per noi, comunque era il primo passo, no? Anche per cercare di mettere un punto ai primi esperimenti. Le canzoni che stanno venendo ora fuori, sarebbe bello riuscire a dar loro una forma definitiva, sì, ovviamente cercare di registrare un disco, comunque qualcosa che somigli a un disco. quindi sì, diciamo che artisticamente, poi questo è il disco, però artisticamente, poi parlando, quindi prendendo artisticamente come una parola che ovviamente io non sopporto, però comunque sì, diciamo che musicalmente diciamo ci piacerebbe provare ad evolvere questo discorso e provare anche un po' a sperimentare di più, cioè a usare un po' di più dal punto di vista proprio musicale, ovviamente anche testuale, punti di vista, insomma. Sì, sì. Siete tutti d'accordo? Sì. Ovviamente. Ah, no, vabbè. E ora la domanda più ansiosa di tutte. L'ultima. Sì, è l'ultima. Pensate che questa mia rubrica vi abbia messo ansia? Attenti a quello che dite, voglio sentire. Attenti a cosa rispondete. Allora, io ho una bacinella di sudore praticamente qua a terra, è una cosa che mi guarda. No, lo so, veramente, per me è... ansiosa al punto giusto. Devo votare sì o no? No, puoi essere sincero e puoi votare. No, è abbastanza... È molto ansiogena. E per me... Sì, anche per me, anche sì, totalmente. Cioè eravamo venuti con una mentalità sciolta, ma invece io di la verità siamo pieni di tensione proprio adesso. Siete il mio gruppo preferito, sappiatelo, quindi no, voglio l'album appena, vi invito io, non lei. No, è un po' ansiogena, no? Ho detto tanta ansiogena. Sei un bugiardo! Un pochino ansiogena. Sei un bugiardo, totalmente ansiogena. Totalmente. Doppio ne compro 40.000 di copie. Vi do anche il disco di platino, io lo vado a fabbricare. Disco di platino. Ragazzi, anche per questa puntata, questa battaglia l'ha vinta Nino, ma non vi preoccupate, vi rifarò presto. Matti vince e sarò ancora più cattiva. Se è così, allora non vincerà mai, sappilo. Vabbè, ma perché vedi, comunque loro invece. No, non ho giustificazioni. Mi dispiace. Perché anche loro sono ansiosi, quindi capito. Non è giustificare che Lorenzo non parla con questa colana. Siamo non parla. Siamo molto ansiosi. È uno su quattro di loro, quindi c'è. Allora adesso, per sbloccare tutta quest'ansia, li facciamo suonare di nuovo. Okay. Sì. Bene. Mi sembri entusiasta. No, entusiasta. Per voi, sì. Ansia dalle mani. O vogliamo prendere un po' d'aria? Ma poi la scelta. No, vabbè, per me possiamo pure continuare. Sì. Dai, continuiamo, dai. E prendiamo. Dai.
Io mi sposto e intanto loro mi dicono cosa ci vuole. Ciao, sì. Allora, siamo qui. Il brano che suoniamo adesso è Summer Dig in the Mountain, la preferita di Nino. E questo è. Ci vedo. È un po'. Anche questo è un po' esistenziale. No, però è un dialogo un po'. Sì, vabbè, un resoconto, anche se breve, effettivamente molto breve. Della, è un discorso tra un nonno e un nipote. Ok, basta. Mi sono già perso. Ho paura. No, non è giusto. Sì, comunque sì. Andiamo. 2, 3, 4. Raddoppio 80.000. Sono bravissimi. Io raddoppio sempre di più, arrivo sì, e compro tutti gli altri. Successo qui da mo a 20 anni, no, ragazzi, veramente io, ragazzi. Vogliamo vedere i soldi subito. 20 euro, 50. Ha detto 80.000, 70.000. Tutti i soldi è la nonna, ovviamente. Sì. Vedete, avete dato ragione a una persona che no. Poi non vi promette nemmeno, no, non vi dà nemmeno quello che vi promette. Già è cambiata, sì. Cambiato tutto in pochi secondi. Veramente. Gioco la casa. Già. Visto che fa caldo, però prima di mandare la pausa, io devo fare questa domanda. Sì, quando tu scrivi i testi, li pensi direttamente in inglese o in italiano? Questo è andato a trabocchetto, secondo me. Diciamo che. Non dire. Perché? Ma io. Allora, sì, sicuramente i testi vengono. Poiché devono entrare in un sistema già. Spesso già architettato, nel senso a livello musicale, sono costretto a pensarle anche in già in inglese. Anche se ovviamente mi aiuto con l'italiano, cioè il pensiero ovviamente è comunque indipendente italiano. Però è quasi automatico, è quasi sincronizzato. Allora sei bravissimo. No, vabbè, dai. Hai visto, era trabocchetto. No. Faceva parte di quelle ansie. Quanto stiamo sudando? E questo sì, 10, sì. 70. Sì. Stanno sudando. Allora noi mandiamo una bella pausa. Sì. Quale vogliamo mandare? Dimmi tu. Oh,
Quale mio? Ah, una che non facciamo dopo. No, è l'ultima, cioè l'unica che è questa. Conseguenze. A tra poco. Every blast first song you wait to listen. Every pain you've caused that didn't deserve a tear. Everything you've got, you lost it to grace. You lost it to grace. You thought it was grace. Allora, salve! Francesco, non farebbe più salve, così questo che metti l'ansia. Cioè, vado a chiudere la porta. Sì, ok, allora, quindi, visto che Francesco non ci ascolta, no, ci ascolta. Eccomi, sono qui. Ok, Francesco, cosa stavi dicendo? Allora, stavo dicendo che siamo arrivati purtroppo alla parte conclusiva di questa intervista. Purtroppo, però se volete fermarvi qui per la notte, tutti insieme, ci mettiamo insomma una cantata, una suonata. Ho capito bene che noi facciamo due domande per persona a voi. Ma assolutamente no, questo non è previsto. Io se so rispondere, cioè, altrimenti già so come rispondere. Io so che... No, beh, dai, non facciamo nessuno. No, io adesso le voglio. Nino, ti stai mettendo in un brutto guaio. No. Tranquillo, Francesco, so come dobbiamo rispondere. Vabbè, allora se lo sai, va bene. Io ce l'ho una domanda. Vai. A tutte e due.
Ok, aspetta, aspetta. Lì. Addirittura. Ah, ok. Ah. Non ci sento. Vabbè, potete rispondere. Vai. Sì. Verrete ad ascoltarci a qualche prossimo live? È ovvio, ma chi lo dice questa? Ma io andare to. Io sì, perché devo lanciare il pupazzone sul palco. Ok, ci sono. No, in serio, no, è vero. Ma aspetta, la mia domanda è: rischio di essere picchiato da qualcuno? Live. Quando mi stai informando? No, comunque, sta? Dipende, non lo faccio. Posso dire, i fan. Posso tirarmene e dire che sì, comunque noi a Radio Baiano andiamo a quasi tutti i live degli ospiti che vengono qui. È questo quasi che. Questo quasi. No, perché è capitato uno prima... che nel giorno di Natale non ci siamo andati. La prima, la prima domanda era quella. Il giorno di Santo Stefano. La prima domanda era quella. La seconda domanda qual è? La seconda io ho fatto. No, la seconda domanda è Alessandro. No, una domanda a testa ci devo fare. No, mi piace questo fatto. No, sì, no, perché ci sta in difficoltà. Infatti, sono cose di una domanda. È una domanda a loro farci la domanda a noi. Infatti, sì. Questa è la sua nuova rubrica, secondo me. Ma no, eccola. Eccola. Dopo ti pago. Prima di chiudere. Oggi già vero casato, io mi c'è una domanda. Dai, ce l'ho io. Quando Radio Baiano organizzerà un festival a Baiano, un festival di musica indipendente? Allora, io ti rispondo che noi un qualcosa lo organizziamo. Lo organizziamo, perché noi... il 23 maggio esatto. Compiamo 3 anni. Non era preparata, lo possiamo dire, non era preparata. E organizziamo un festival qui in piazza. Proprio qui, quindi, cioè, sì... E infatti dopo chiedevamo ai Mansarda cosa volevamo io già chiedere. So perché se il mio compleanno sabato prossimo, visto che sto da solo, se volete venire a casa mia zia cucina bene. Ok, allora posso. E vi faccio il mio cane che è simpatico, si chiama Argo, però non è grande, è piccolino. Noi invitiamo ufficialmente. Non voglio il regalo, basta. Silenzio! C'è una insubordinante. E che cos'è questa rivolta? Allora, è una cosa importante. Sì, noi invitiamo, non ci interessa, noi invitiamo ufficialmente i ragazzi a venire a suonare al festival per il nostro anniversario che si terrà sabato 23 maggio. Sabato 23 maggio. Anni, cioè, 23 maggio. Ok. 23 maggio. Ce la scriviamo sul calendario. Scrivetelo, perché insieme a voi ci saranno anche i vostri amici dei treni non portano qui. I treni. Ok, dai. Che verranno a suonare. E poi condottiamo anche Freddie Mercury. Abbiamo già sputtanato tutto, perché queste erano indiscrezioni che dovevamo dire più là. Che viene Freddie Mercury. Vogliamo bene. Le nostre domande riferenti. Vogliamo bene Freddie. Vogliamo bene treni. Tantissimo. Comunque, prima di chiudere, c'è qualche domanda che non vi abbiamo fatto e che invece voi ci tenevate che vi venisse fatta? Della serie fatti una domanda e dacci una risposta. Questa è proprio cattiva. Questa è la più ansiogena di tutti. Mi hai vinto. Quanto siete belli da 1 a 10? Quanto? Diciamo. No. Suggerimenti da fuori. Come? In media no. Vabbè. Come? Come? Non capisco. Siamo vagheggiando. Domande da tipo il colore preferito. Quella è bella. No, la squadra. Vedete, la squadra non lo dire. Non lo dire. Del Napoli. Bravo. No, di che squadra? Dillo. No. Non va bene le squadre del paese. Io ho un tatuaggio che ora non posso farti vedere per impatto di pigore. Ma io ho tatuaggio della Real Baianese. Bravo, non esiste. Dell'FC Baiano. Dillo. Ma per caso ha a che fare con Notre Dame de Paris? No, ha a che fare con la prigione, col carcere. Notre Dame de Paris. Notre Dame de Paris. Purtroppo. Anche. Dai, si può migliorare. Infatti, in effetti. Eviterei. Lo so. Il tuo scudetto.
Moggi, Michele Svizzera. Non ci piace. Prescritti. Prescrizioniamo più avanti. Abbiamo bruciato. Mi chiudono dentro là e butto la chiave. Cioè, ci siamo bruciati. Io diciamo, quando siamo diventati personaggi proprio pubblici così, in maniera non tifiamo più nessuna squadra, questa è la verità. Per il bel calcio. Quindi meno male che non me l'ho fatto per il bel calcio, quindi non per il Napoli. Voglio dire, no, io faccio un appello, aggiungetemi su Facebook e fatemi gli auguri sabato prossimo. Vabbè, Nino Masi, così faccio vedere i miei video, le mie certo. Sicuro che se scriviamo Nino ti troviamo. Sì, ma sì, sei tu Nino. Se dici di Biagio ti faccio fuori. Vabbè, no, Biagio, io so solo una... Chi era Biagio? Un cartone animato. Sì, dai, il cane di... Il cane di Lilli e il vagabondo, Biagio. Attenzione. Che è un bel nome, Biagio, anzi ti devo dire la verità. Ma non Biagio Fausto. Tutto attaccato. No, ragazzi, scusate se vi riporto alla serietà, però vabbè. Ricordiamo dove è possibile ascoltare, ascoltare l'EP, dove è possibile seguirvi su Facebook, i vostri... Che cosa? Dove è possibile seguirvi su Facebook? I vostri prossimi live. Dovrebbe essere questo. Dovrebbe essere già... Passa la in superimpressione. No, cioè, non siamo così. Non sta scorrendo adesso sotto le mie. Ah, sì, non vi giocate allora. Contatti per ricevere i mi piace. La vuoi perché mi è rimasta ferma quando siamo arrivati. Siamo così. No, in realtà è tutto pilotato. La webcam è solo su Lorenza. E se l'immagine è fissa da uno, da, ve lo dico subito. No, da 1 e 35 non le immagini del profilo di Lorenza. Non vale dire i vostri contatti sono il contatto di Lorenza. Allora, okay. Allora i nostri contatti sono Allora, la nostra pagina è su www.facebook.com/lamanzarda. Tutto attaccato, anche perché staccato penso non sia possibile. Vabbè, okay. Poi su SoundCloud per ascoltarci www.soundcloud.com/lamanzarda e per acquistare invece il disco sì, l'EP è www.bandcamp.com/ come si chiama? La manzarda. Sto scherzando. La manzarda. Comunque basta scrivere sì su qualsiasi browser tranne Internet Explorer. Ma che è morto, non c'è più. No, c'è Spartan. Sì. Prossimi live. I prossimi live sono. Allora abbiamo il primo aprile. Suoneremo al Joker di Napoli. A Napoli con le Coma Berenices. Mm. È un altro gruppo molto interessante. E poi il siamo per il 4 aprile a casa della zia di a casa mia. Diciamo che abbiamo delle date abbiamo dovremmo in sospeso, insomma, diciamo che è da confermare. E la cosa importante è che magari una cosa che spero succederà, che credo sia vera. Ok, ci stiamo sputtanando, non succederà mai più. Vai. Ci sposteremo da Napoli andando verso il Casertano. A maggio. Ma è quasi è confermato, però, sì, solo che non c'è la data ancora precisa. Sì, non il 23, mi raccomando. Il 23 dobbiamo suonare a Radio Baiano. Qui al Festival Radio Baiano. Non qui dentro, ovviamente. No, che poi moriamo così. All'aperto. No, però io prima che chiudo tutto voglio un po' almeno accendo il pezzo di Red Dot. Cioè, porco. Ragazzi. Ma chi è che ha detto questo fatto che? Ma io no, prima di chiudere ci suonano un altro pezzo loro. Però almeno un accenno per favore. Dai, un accenno. Li riprendo tutto però, No, sto scherzando. Accendere Red Dot, non lo riprendiamo. Dai, fai un po' di basso di Red Dot. Dai, esatto, vai, solo tu, Lori, vai. Sì, ho sbaglio tu. Cioè, sto ascoltando. Non è vero, non le sto chiedendo la mano, vero qua. Are you wasting away in your skin?
Are you missing the love of your kin? Drifting and floating and fading away. Poor slave. Do you smile like a girl when you smile? Can you burn to share with your child? Drifting and floating and fading away. Leave the new riprendendo. Ah, mannaggia, no. Cazzo. No, boh, ripreso. No, ripreso. No, ma ripreso. Ma qui guarda per 10 secondi. Quando la tengo per me. Sì, no, anzi, per me. Sì, meglio. Meglio. Sì, decisamente. Vi minaccerò se non venite la pubblico. Bravo, allora sì, va bene. Mi chiama la festa, insomma. Se non ho spiegato perché non la suoniamo. Però sono bravissimi. Cioè, non so cosa dire. Veramente. Se mi fate red dot così, tutti red dot, cioè li voglio a casa la mattina come sono svegli, bravi, sono altro. Emozionanti, sono originali. Sono emozionati. Sono sudati. Sudati. Puzziamo, ma non fa niente. Vabbè. Ma io non voglio chiudere. Fatemi around the world. No. Restiamo un altro po' così, tutti insieme. Non lo so, ci sono delle patatine fuori, si può anche cominciare. Io ho sempre la pastina di grano, l'ho fatto dolce. La pastina di grano, è vero. Secondo me si può fare una. Ok, allora fatemi sembrare un duro. Prima di chiudere, io voglio ricordare che la replica di questa puntata sarà messa domani mattina / domani pomeriggio. Io il video li carico stasera, stanotte non dormo. Il video li carico stasera. Evento che già stasera carico i video. Mondiale. Io vado a casa, accendo il computer e già mi metto al lavoro. Mamma quindi mia. I video insieme alla domani mattina vi insieme alla puntata audio di domani stasera mattina. Saranno su YouTube entro domani mattina. Sono le 10:21, per le 11 torniamo a casa. E quindi poi io domani mattina posto sulla pagina di Radio Baiano i vari link. Così chi si è perso la puntata se la può seguire. Se la perde di nuovo. No, su YouTube non si perde niente. È quello il problema. Per la milionesima volta, e anzi che mettere la pagina, cioè la foto della pagina,
mette una foto sua dai, no. E la pubblichiamo, ragazzi, e, quindi... e si schizza, con i like. No? Dai, possiamo dai. Anche togliere l'audio. Ci tengo, prima di chiudere, a salutare i ragazzi che amministrano con me la pagina Indifferenti, quindi devo salutare Chiara. Ciao Laetta, che dici? Chiara, Giulia, che ha fatto un sacco di complimenti ai ragazzi, perché grazie, prima, grazie. Prima che io dicessi, guarda, lo sai, stasera in radio già ho ascoltato tutto, non mi dire niente, già so tutto, bravissimi. Dai. Poi devo salutare Antonio, Marco, Chiara, non ricordo più nessuno, questi siamo, insomma... e poi dobbiamo ricordare che noi andiamo in onda martedì prossimo per l'ultima puntata di marzo insieme a dai 3 ai 5 componenti della terza classe. Quindi forse si pensano 8 di loro. Viaggio, se mi stai ascoltando, fammi sapere 3, 4, 5, fammi sapere. Però Viaggio, ti aspettiamo. Che ti chiami come me. Aia, l'ha detto. Ok. Lo sta mettendo. Sì, ne siamo a 6 e stiamo morendo. Figurati a 10. Cosa c'è succede? Uno che non parla più da ore, che non sappiamo più. Quello che muore. Eravamo in 5. E beh, eravamo detto questo. Se vi serve vengo a suonare io, cioè. Questo si sta proprio menando in tutti i modi. Detto questo, io voglio ringraziare la Mansarda per essere stati con noi. Ringraziamo noi, grazie a voi. Siete molto gentili, nonostante le domande scomode. E alcune sono state censurate, tra l'altro le vedrete solo sulla pagina. Non è di vero, andrà tutto. Ringrazio anche tu, vuoi fare un ringraziamento speciale? Ringraziamento musicale. Che devo dire? Facci i bonchetti, per esempio. Facci un assolo di bonghi. No, io ho scritto una poesia qui che sì. Ti accompagna. Questa. Vai. Ah, una poesia. No, sono... E poi ragazzi, è patetico, dovreste vederlo, è proprio patetico. Questa cosa devo dire che ho trovato in un momento caotico della mia settimana un angolo di pace e di leggerezza e un attimo di leggerezza e di viaggio mentale in un posto ancora. Ok, ciao, vi voglio bene. Il 4 di aprile, sempre a casa mia, tutti, mia zia ha detto che fa la parigina. Mica siete vegani? Qualcuno che è vegano? Questa era la domanda più scomoda. Questa è la domanda più scomoda della serata. E l'hai fatto proprio alla fine. Fino alla fine te l'hai ripetendo così romanticamente. Invece qualche altro dopo già hanno detto che vogliono mangiarsi il mega panino da. Mamma mia. Non facciamo un mega panino. E fanno bene. E io devo scappare da questa cosa. Sponsor di Radio Baiano. No, cioè, devo parlare un attimo con lei, mo. Purtroppo e parlerai dopo. Di noi, sì. No, purtroppo c'è, perché... No, purtroppo. Perché è una malattia. sono vegano, sono vegetariano. Ok, non sei proprio malata, ma c'è... Ma sei sulla strada sbagliata, insomma. Comunque, veramente, ringraziamoli. Sì, per averci fatto compagnia e per averci fatto ascoltare musica bellissima. No, sì, li ringrazio, sul serio. Grazie. Tranne forse per l'ultima cosa che... Però promettetelo, 23 maggio vi vogliamo 23 qua. Maggio siamo qua, guarda, io sinceramente ci sono. Poi non lo so loro, no, però io senza chitarra non so che... Però va bene, ho capito, no, non ci venite. Siamo, no, ci siamo tantissimo. Ci siamo. Ti faccio trovare un buffet di carne. Ma poi ci sta... I treni no. Ci sono i treni, io non posso non venire. Il treno. Ok, faccio fare la vista di parole. Stiamo proprio raggiungendo il limite. Ma io mi stanno chiedendo il menù, richiesta per il mio compleanno. Io ti dico una cosa di pesce, oppure c'è una cosa semplice, una cosa un po'. Oppure un po' di tofu. Io odio la soia. Ok? Che ci fanno tutto, la soia di soia, il latte di soia, cioè soia. Una foglia di insalata. Facci una cosa insalata di soia. Una zucchina. Sì. No. Una carota. No. Va bene, quindi abbiamo detto che potrete il 23 maggio saranno qui e potrete riascoltare. Infatti il 3 maggio di io caotico, cioè quindi posso siamo scordare. Là. Però voglio ricordare, perché è importante, che su YouTube tra poco potrete riascoltare questa bellissima puntata e potrete anche vedere i video. Sì, la mia guardateli a tutte le ore.
E poi ricordate che ci potete seguire sulla pagina di Radio Baiano, sulla pagina Indifferenti. Non scrivete Indifferenti perché non la trovate se non ci mettete la E in mezzo. Non ci si trovate. Si sente la manzarda, però scusate, un bel staccato. Bravo, bravo, dillo. Lo ripeto perché tipo... È la manzarda, tutto attaccato. Anche la manzarda è un po' indifferente, no? Ma no! Spegnere la radio su questa frase. Chiudere le sarà finita. Questa me l'ero segnata da due settimane. Questa da... è proprio da spegnere il gruppo. Ragazzi, direi che è ora di chiudere. Dopo questa sì. C'è rimasta una canzone da mandare? Non li volevi far suonare, scusa. Voglio suonare un altro pezzo? Sì, dai. Un altro pezzo. Sì, no, quella di prima non abbiamo, cioè prima non abbiamo, era il disco. Ero io che facevo tutto contemporaneamente. Sì. Allora, che ce l'avevo con Frusciante, l'odio. Prima di chiudere, a sorpresa per tutti voi, ci suonano un altro pezzo e io mi sposto. Quasi minacciati più che sorpresa. Non è tanto una... Ti minaccio con pette di carne. E questa volta Nino ha acceso in tempo la sua videocamera per riprendere. La cosa sono... Prima sono stato fregato dalla canzone, non me. Cioè, sappiatelo. Cosa ci suonate per concludere? L'amato di Ata, Wingless Swords. Questo è il nostro complimento preferito. Questo è bello. Si è scalzato tutto. Che
cosa bella. Lo posso dire di nuovo? Sono, no, che sono bravissimo. Dai. Ragazzi, dopo già sapete cosa mi dovete dare. Già lo sapete cosa mi dovete dare. Io ho capito, mio malgrado. Ah, ok. Che avevi capito? No, già, diciamo. Sto pensando. Volevamo diventare un trio. Dai. Sto passando. Cioè, per quelle persone che non sono. Cioè, no, vabbè, abbiamo capito. Che fino a mo, e lo so che fino a mo abbiamo avuto soltanto. Abbiamo capito che era un pretesto. Che l'unica donna. Avete capito sposata, che era più professionale qui. Veramente, sposata. Non ci sto per niente provando con il basso. Con il basso. Ma sai qual è il problema? È che purtroppo nel periodo da quando è nato questo programma abbiamo visto, cioè lui, almeno lui ha visto pochi elementi femminili. Certo. Due, ne hai viste due? Sì, una è fidanzata, l'altra è sposata. Un'amica, una cosa. Vabbè, porta una situazione più. Perché c'è stata Flavia Guarino, c'è stata Dea dei Monguse che ti ha dato un palo grosso come una casa. Stasera non si sa che come è andata. Vedi, anche Lorenza ha detto così, no? Tutta alla fine per avere tutti i complimenti e poi dopo. Io stavo, ma già su vegana non andava bene. Ma magari tra qualche mese arriverà una nuova ragazza. No, infatti quando ha detto vegetariano già stavo per dicere. Vegana. Che è la delusione, grammaticalmente è la delusione. Comunque Red Hot faceva schifo come ti ha suonato. È vero. Mai come questa volta come siamo questa d'accordo. Volta. Sono d'accordo. La prossima volta devi mandare i gruppi prima a me e io se posso io no. Tu balli, tu mi illudi, Francesco, non va bene così, non faccio più il programma. Quattro pie, tutti tranne a casa mia. Nino, Nino, non ti preoccupare, basta che mi lasci la reflex per fare i video. No, Francesco, ma cancello tutte e quattro le canzoni che hanno fatto. Tre. Tipo qualche canzone a sacco il basso ci metto io, che cazzo. Nino, dai, riprenditi, fai un complimento, perché non possiamo chiudere in maniera così negativa. Sono troppo triste, lasciami stare. No, è incredibile. Allora, io ti licenzio in diretta. Ci sembra tipo forum comunque. Diventato no, però veramente. No, mia madre, hanno offeso mia madre. Fai Zekila adesso. Sì, faccio. Buon'anima. Buon'anima di Zekila. Che fine ha fatto Zekila? Sono due puntate che ce lo stiamo domandando, non lo sappiamo. Zekila piaceva alle donne. Oddio, a quelle vecchie forse, cioè, non lo so. Ragazzi, però noi non possiamo chiudere quindi con questa anima pia sofferente. Guarda, io c'ho una cugina che non è male. Se ti piacciono i miei parenti, che dici? No, sono bravi, sto scherzando. Sono bravi. Io tra l'altro ho già le mie fan, non posso vedere, quindi. Sai, sono abbastanza famoso. E quindi Nino, mandiamo la nostra sigla, che dici? Il nostro spot. Sì, spot Radio Indie. Spot è bella, anche se non è stata suonata da noi, però è bella. È bello qua. Forse è più bella perché non c'è il basso. Comprate la sigla di. Ringraziamo ancora la Mazzarda! Rivolgo indietro i miei soldi. Grazie. Ci vediamo martedì. Ciao a tutti. Se questa musica vi lascia indifferenti, se dalla massa vi sentite indipendenti, questa è la radio.